Spero di venirci presto a Milano, spero di venirci presto, per mille motivi. Ah beh certo, vivere invidiando il prossimo deve essere una brutta, una pessima condizione. Dopodiché, per carità, è una scelta. Per cui le persone che soffrono perché vorrebbero sempre essere qualcun altro, piuttosto che rimboccarsi le maniche e cercare di fare meglio, utilizzano le loro energie per invidiare il prossimo. Una condizione terribile. Allora, io credo che la disciplina sia una cosa che debba far parte della vita delle persone in tutti i settori. Abbiamo parlato del cibo su TikTok, ma in realtà io vengo dal teatro. Il teatro è il luogo dove la disciplina si impara meglio. E vengo anche da una famiglia che la disciplina me l'ha insegnata in maniera estremamente importante. Mio padre era uno sportivo, per cui per gli sportivi la disciplina è tutto. Non si raggiunge nessun risultato senza disciplina. Quindi sono contento che tu abbia potuto riflettere su questo. Io non credo che sia difficile essere felici. Credo che sia, vabbè, posto che io non credo nella felicità come valore assoluto, ma in vari sprazzi di serenità. Credo che però si possa lavorare su questo. Sicuramente non è una cosa semplice raggiungere una condizione di leggerezza, di serenità nei confronti del mondo e delle cose che si vivono. Senza dubbio è una roba, diciamo, non difficile, non alla portata di tutti, per questioni culturali e intellettive. Questo credo che sia il più grosso problema. Ti auguro il meglio. Quelli che pensano che in qualche modo la consulta possa rendere merito e dare ragione a chi in questi anni è stato vessato, obbligato, condannato, lasciato senza stipendio, non fatto salire sui treni, sugli autobus, lasciato a casa dal lavoro, umiliato. Chi pensa che la consulta possa dare merito, ragione, soddisfazione a queste persone, a questi eroi del nostro tempo, credo che o è ingenuo o è cretino, perché la consulta fa parte di quel potere che queste regole naziste le ha volute, le ha scelte e in qualche modo le continua a perpetrare anche oggi, in qualche modo. Per cui chi si aspetta soddisfazione dalla consulta, secondo me, sbaglia. Sì, l'ho letta per caso ed è stata un'illuminazione. Quando certe cose le devi chiedere, sarebbe bene non volerle più, perché se le devi chiedere vuol dire che tu e la persona alle quale le chiedi non vibrate della stessa energia. E quando non si vibra della stessa energia e tu un saluto su WhatsApp la mattina o la sera prima di andare a letto, un pensiero, un'attenzione, li devi desiderare, li devi chiedere, li devi elemosinare, vuol dire che stai perdendo il tuo tempo con quella persona. C'è poco da fare. Ecco, bravo, mi piace, sì, parliamone, dimmi cosa pensi, dimmi tutto, dai. Fai aumentare la mia autostima. Su. Ragazzi, il successo che avete tributato ai miei ultimi romanzi su Amazon è, non dico imbarazzante, cioè io veramente non so che dire, sono felicissimo. Sono state vendute tantissime copie, tienimi per mano, è già finito di nuovo. La ragazza, Lilium lo hanno riassortito, ma sono già rimaste credo solo 4 copie. La ragazza di Terezin credo più o meno la stessa cosa. Adesso riassortiscono Tienimi per mano e forse riesco a farvi mettere su Amazon anche il precedente da adesso in poi. E a quel punto li avrete avuti quasi tutti. Il primo è complicato perché è uscito troppi anni fa e non si può ristampare. Ma insomma, gli altri... Grazie, non so che dirvi, veramente grazie a tutti. Cosa devo pensare di Orsini? Tutto il bene di questo mondo? Tutto quello che ha detto dal primo giorno di conflitto tra Russia e Ucraina si è avverato. Tutto, non una parola sì e l'altra no. Tutto. Quindi evidentemente parla con cognizione di causa.
nessuno lo ha ascoltato, nessuno continua ad ascoltarlo e lui continua a dire delle cose che ci porteranno nel baratro. Perché il comportamento dell'Occidente nei confronti di questa operazione ci porterà nel baratro. Speriamo che si sbagli? Certo, ovviamente speriamo che si sbagli, ma fino a questo momento ha avuto ragione da vendere. Il tema delle dipendenze affettive è un tema sempre attuale, un tema sempre importante, un tema sempre presente nelle nostre chiacchiere su questo videoblog. Sono sempre del parere, lo dico sempre, che quando non si arriva da soli a risolvere un problema di questo genere, una dipendenza di questo genere, che ragazzi vi assicuro è da trattare alla stregua di altre dipendenze chimiche, per esempio, ci si fa aiutare da un professionista. La vita è troppo breve per aspettare che le cose si risolvano da sole. Ma certo Filippo, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno. Buona serata, ti abbraccio. Allora sì, sono stato in Portogallo, sono stato in Algarve, che non mi è piaciuta, anche se tutti dicono bella, 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 io l'ho trovata un posto orribile. E Lisbona è bellissima, non c'è dubbio, Lisbona è veramente un posto splendido, questo senza dubbio, sono d'accordo con te. Allora ragazzi, anche qui vi devo ringraziare, non è che non vi hanno risposto, è che da quando si è saputo che stava uscendo il calendario sono stati presi d'assalto. Quindi ci sono centinaia di richieste da evadere e dovete avere un pochettino di pazienza. Credo che il calendario, compresa la spedizione, costerà non più di 15-16 euro. Adesso sinceramente non ve lo so dire, compresa la spedizione. Abbiate pazienza, continuate a preordinare qui, su questo account, e vedrete che non è oggi, non è domani, qualcuno vi risponde. Io penso che quello che sia successo a Ischia, un abbraccio a tutti gli amici ischitani, soprattutto ai giovani ischitani che in questo momento stanno dando una dimostrazione al mondo stanno dando dimostrazione di umanità, di bontà, di forza, di discrezione, di pudore. Credo che quello che sia successo a Ischia sia figlio di un comportamento antico, terribile, quanto antico, che però è un caso che sia successo solo ad Ischia, succederà altrove, perché il problema dell'abusivismo edilizio e del dissesto idrogeologico, perché l'abusivismo edilizio da solo non è il responsabile è, insieme all'abusivismo edilizio, l'incuria. Se mio nonno avesse avuto tre palle, la nonna lo avrebbe chiamato Flipper. Sapete che cosa diceva Giordano Bruno? Diceva: Napolo bella mia, a do tutto sapano tutto, e tutto sapano zero.